Sono Nadia Spallitta, sono la referente per l'educazione ambientale dell'Istituto Regina Margherita. L'Istituto ha avuto la sensibilità di aderire ad una serie di proposte che riguardano lo sviluppo sostenibile, l'educazione ambientale, la tutela della natura e soprattutto rivolto alla formazione ed educazione dei ragazzi che sono gli attori principali del futuro e della sopravvivenza del nostro pianeta. L'importanza dell'educazione ambientale passa anche attraverso lo studio della Costituzione italiana. Sappiamo che in tempi recenti gli articoli 9 e 41 sono stati modificati. La Costituzione introduce tra i diritti fondamentali la tutela dell'ambiente, la tutela dei diritti delle nuove generazioni. La salvaguardia del pianeta è un problema che riguarda le generazioni future ed è per questo che è stata modificata la Costituzione italiana in tal senso, ed è un problema che riguarda il mondo nella sua complessità, è un problema di carattere internazionale, non si può affrontare solo in modo locale, è necessario avvalersi di una forma di cooperazione internazionale che peraltro viene portata avanti da tanti anni proprio dal CIS. Io sono Margherita Manescalco, sono volontaria e operatrice del CIS, Cooperazione Internazionale Sud-Sud, una ONG di Palermo, che nasce a Palermo, ma che si occupa di tanti sud del mondo, incluso il nostro territorio. Abbiamo scelto tramite il partenariato e la collaborazione con diverse organizzazioni della società civile, ma anche scuole e istituzioni di altri paesi del sud del mondo, di parlare di Agenda 2030, ma anche soprattutto di intervenire dal basso, intervenire con delle soluzioni che possano mitigare anche l'impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità. Io ho la fortuna di collaborare con delle associazioni del Ghana, un paese dell'Africa occidentale, da dove tra l'altro vengono ogni anno tantissime persone proprio in fuga da cambiamenti climatici. Il nord del Ghana è molto arido, ci sono comunità che vivono di agricoltura ma anche di allevamento che in questo momento sono in difficoltà proprio perché c'è un processo di desertificazione in atto, e così migrano verso il sud cercando dei lavori molto umili per poi migrare anche all'estero cercando di trovare altre fonti di sostentamento. Grazie ai nostri progetti stiamo sostenendo le comunità di agricoltori, sia donne che uomini agricoltori, e in particolare chi coltiva gli alberi di anacardo, che è un albero molto resistente ai cambiamenti climatici e che può anche essere fonte di proteine per la comunità locale, anche se in questo momento viene soltanto esportato, e poi anche integrare la produzione dell'anacardo con l'apicoltura. Come sapete, le api, anche se è un attore un po' non centrale, non molto visibile di tanti processi, sono in questo momento invece un organismo fondamentale.